L'unico aspetto positivo del coronavirus è che ce ne stiamo tutti chiusi a casa, così siamo sicuri di non consumare benzina. Tra l'altro, nel frattempo, il prezzo del petrolio è pure sceso, quindi perfetto. Il problema è che quando tutto tornerà alla normalità, torneremo a essere dei disperati che supplicano la propria auto di consumare il meno possibile. Perché lo sappiamo, noi appassionati ci troviamo fin troppo spesso fermi al benzinaio. Quindi, in questo video voglio spiegarvi 5 trucchi più uno per consumare meno, ma soprattutto voglio spiegarvi perché questi trucchi funzionano. Ormai lo sapete, sono un ingegnere, mi piace capire come funzionano le cose e non mi accontento di farle e basta. Se le spiegazioni vi stufano, saltatele, andate avanti al prossimo trucco, insomma, fate quello che volete. Partiamo da un concetto molto semplice, che sembra molto intuitivo, ma che in realtà nasconde delle spiegazioni molto interessanti e tutt'altro che banali. Stiamo parlando dell'abituarsi a non tirare le marce quando non è necessario e anzi abituarsi a mettere marce alte il prima possibile. Ovviamente senza esagerare, non dovete far soffrire il vostro povero motore tenendolo sempre sotto coppia. È una cosa che sappiamo tutti, più il motore va su di giri, più tendenzialmente aumentano i consumi. La cosa interessante è che pochi sanno veramente perché succede questa cosa. Gli aspetti da considerare sono due. Innanzitutto, se tiriamo di più le marce, stiamo scaricando più potenza a terra e più o meno consciamente prendiamo anche più velocità. Scaricare più potenza a terra significa che stiamo chiedendo al motore di produrre più energia, quindi ovviamente deve consumare più benzina. Tra l'altro, se siamo in città, prendere più velocità è doppiamente inutile. Perché probabilmente dopo 200 metri arriviamo a un semaforo, dobbiamo frenare e sprechiamo tutta l'energia che avevamo accumulato attraverso i freni. A meno che non abbiamo un'auto elettrica o ibrida che ci permette di recuperare questa energia, ma questo è un altro discorso. Adesso però consideriamo una situazione diversa. Siamo in autostrada ai 130 costanti. Sappiamo tutti che la cosa logica da fare è mettere la marcia più alta, la quinta, la sesta, la settima, insomma, questo dipende dal vostro cambio, in modo che il motore giri più basso possibile. Ma siete sicuri di sapere perché questo abbassa i consumi? Scommetto di no e adesso farò crollare le vostre certezze. Viene logico pensare che se il motore gira più basso, ci sono meno giri al minuto, quindi meno scoppi al minuto, quindi consuma meno. La ragione non è questa, perché se stiamo andando a velocità costante, la potenza che stiamo chiedendo al motore è anch'essa costante, perché deve essere esattamente quella potenza che bilancia tutte le dispersioni dell'auto, quindi date principalmente dall'attrito dell'aria, la resistenza al rotolamento degli pneumatici e gli attriti interni. Quindi, se siamo ai 130 costanti, che siamo in quarta, che siamo in quinta, che siamo in sesta, la potenza che il motore deve produrre è sempre la stessa. Ma allora perché in sesta consuma meno? La risposta, come vi dicevo, è tutt'altro che banale e sta nel rendimento del motore. Se siamo in sesta, per tenere la stessa velocità dobbiamo dare più gas. E questo sembra controintuitivo, ma è la realtà, perché il motore sta trasmettendo la spinta attraverso un rapporto più sfavorevole. È come quando siete in bici, mettete un rapporto più lungo e sapete bene che dovete pedalare meno, ma ogni pedalata vi chiede più forza. Qui stessa cosa, il motore gira più piano, quindi meno combustione al minuto, ma ogni combustione deve essere più potente. Ma qui arriva l'aspetto interessante: i motori a combustione interna lavorano meglio, cioè con un rendimento maggiore, quando la valvola del gas, la valvola farfalla, è aperta, cioè quando stiamo premendo di più sull'acceleratore, perché altrimenti, se diamo appena appena gas, la valvola farfalla è quasi del tutto chiusa, tende a soffocare il motore, no? Fa passare poca aria, quindi il motore fa più fatica. Quindi, riassumendo, per tenere la stessa velocità con una marcia più alta, dobbiamo dare più gas e questo permette al motore di lavorare con un rendimento maggiore. Un rendimento maggiore significa che per produrre la stessa potenza deve consumare meno benzina o meno gasolio, meno carburante, insomma. Tra l'altro, i motori diesel non hanno la valvola farfalla. Ed è proprio uno dei motivi per cui sono così convenienti, soprattutto negli andamenti a velocità costante. In autostrada, generalmente un diesel consuma parecchio meno di un benzina più o meno di pari potenza. Un altro aspetto che fa sì che il motore a velocità minore consumi meno è che se gira più piano, la velocità media dei pistoni, ma anche la velocità di tutti gli organi in movimento all'interno del motore, è minore. Quindi gli attriti interni al motore dissipano meno energia.
meno energia sprecata. E insomma, questo secondo me è un aspetto interessante che a volte si dà per scontato e non si considera. A velocità costante, la potenza che il motore produce è costante indipendentemente dalla marcia, solo che con le marce alte può sviluppare la stessa potenza girando più piano e quindi lo fa in modo più efficiente. Passiamo al secondo trucco per consumare meno e vi prometto che sui prossimi non farò un pippone così lungo. 2. Avere l'occhio lungo, guardare avanti cosa sta succedendo sulla strada. Mi ricordo che a scuola guida me lo ripetevano spesso, è importantissimo per questioni di sicurezza, ma può aiutarvi anche a consumare meno, perché vi permette di prevedere cosa dovrete fare con la macchina e di regolarvi di conseguenza. Ad esempio, vedete che fra 300 metri c'è un semaforo che sta diventando rosso? Benissimo, alzate subito il pedale dal gas e andate in rilascio. Non ha senso tenere la velocità costante fino a 30 metri prima del semaforo, poi frenare e sprecare tutta l'energia attraverso i freni. Ricordatevi che anche per tenere una velocità costante con un filo di gas, comunque state consumando una certa quantità di combustibile. Invece in rilascio c'è il cutoff e non consumate assolutamente niente. Tra l'altro, se avete una marcia alta, quindi il motore gira basso, vi sorprenderete di quanta strada riuscite a fare in rilascio anche solo partendo dai 50 km/h. E magari arrivate al semaforo o alla svolta che non avete quasi bisogno di usare i freni. Ricordatevi che ogni volta che usate i freni state dissipando energia trasformandola in calore. E questo è uno spreco. Ovviamente non vuol dire che non dovete usare i freni, mi raccomando, la sicurezza prima di tutto, ma vuol dire che dovete cercare di essere lungimiranti, di fare in modo da arrivare già con una velocità minore in modo da dover usare i freni il meno possibile. 3. Non usare l'aria condizionata. Anche questa sicuramente la sapete, ma andiamo un pochino più a fondo. Il circuito del climatizzatore richiede una potenza di circa 1-2 kW in media, poi dipende ovviamente dal caso specifico. E 1-2 kW espressi in cavalli sono un cavallo e mezzo, due cavalli e mezzo, tre cavalli. E sembra poco rispetto alla potenza di un'auto che è tranquillamente di 100-200 cavalli. Ma ricordatevi che quando parliamo della potenza dell'auto stiamo parlando della potenza massima. Ma quando andate in giro non usate quasi mai la potenza massima. Per la maggior parte del tempo nella guida normale ne usate molta meno. Se state andando a velocità tranquilla, magari il vostro motore sta producendo 30 cavalli e allora averne 3 assorbiti dal circuito dell'aria condizionata è il 10%, che non è affatto poco. Notate bene che stiamo parlando dell'aria condizionata, ok? AC, non il riscaldamento e non il flusso normale delle ventoline, quelle non consumano quasi niente. È il compressore del climatizzatore che assorbe veramente tanta potenza. Qualcuno giustamente starà pensando che però anche tenere aperti i finestrini peggiora l'aerodinamica dell'auto e quindi aumenta i consumi. E questo è vero, ma ha più effetto alle alte velocità. In città è molto più influente utilizzare il condizionatore. Comunque il trucco è parcheggiare sempre all'ombra, così l'auto vi rimane bella fresca e non dovete usare niente. 4. Controllare la pressione delle gomme. Una cosa che molti non sanno o che comunque non tengono in considerazione è che anche le gomme, quando rotolano normalmente, creano una certa resistenza, assorbono una certa quantità di energia tutt'altro che trascurabile e la trasformano in calore a causa della loro continua deformazione, perché sono leggermente schiacciate, quindi rotolando continuano a piegarsi leggermente e questo dissipa energia in forma di calore. Tant'è che se toccate le gomme dopo aver fatto un lungo viaggio sono calde. E non è una questione di attrito, è una questione di dissipazione interna alla gomma. Il problema è che più una gomma è sgonfia, più si deforma, più dissipa energia. Anche qui, prima di tutto la sicurezza, non mettetevi a gonfiare a manetta le vostre gomme, sapete che ci sono le pressioni prescritte dalla casa produttrice dell'auto e dalla casa produttrice delle gomme, attenetevi sempre a quelle e se volete stare sul sicuro fatevelo fare dal gommista che probabilmente ve lo fa anche gratis. Ma soprattutto prima dei viaggi lunghi un bel controllo della pressione delle gomme è un'ottima prassi sia per la sicurezza che per i consumi. 5. Andare piano in autostrada. Anche qui è una cosa abbastanza ovvia, più si va veloce più si consuma. Questo perché la resistenza aerodinamica aumenta all'aumentare della velocità. L'aspetto interessante però è che la resistenza aerodinamica aumenta col quadrato della velocità e questo è molto importante perché significa che soprattutto alle elevate velocità
possiamo fare veramente la differenza. Vi faccio un esempio. Se in autostrada andiamo a 120 all'ora invece che ai 130, stiamo riducendo la nostra velocità dell'8%. E ok, vuol dire che impiegheremo un po' più tempo per arrivare alla nostra destinazione, ma in realtà neanche tanto. Se fate i conti, è circa una perdita di 10 minuti su 2 ore di viaggio. Allo stesso tempo però stiamo riducendo la resistenza aerodinamica del 15%. Quindi a spanne possiamo dire che solo riducendo la velocità da 130 ai 120 stiamo riducendo i consumi del 15%. Anche qui la differenza non è enorme, ma si vede. Se avete l'auto col computerino che vi fa vedere il consumo istantaneo, potete notarlo. 6. Bonus. Usare meno la macchina. So che è una considerazione fino a mai banale e so che a noi appassionati piace usare la macchina, però la realtà è che nella vita di tutti i giorni ci saranno sicuramente delle situazioni in cui possiamo fare a meno di prendere la macchina e andare a piedi o andare in bicicletta, che fa anche benissimo alla salute. O magari possiamo scroccare un passaggio agli amici o prendere i mezzi pubblici, insomma. Le possibilità ci sono. Tanto lo so che adesso, appena chiudete questo video, andate giù tutti, accendete la macchina e vi mettete a sgasare. Tanto per il gusto di farlo. Con questo consiglio abbiamo finito. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se avete altri consigli che mi sono dimenticato. E ci vediamo alla prossima.